Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro CicciaGamer89. Siamo tornati qua in un nuovo video. Oggi siamo su Magic Duels. Me l'avete chiesto in tanti, sia su Instagram, sia su Facebook, sia su tutti i video. Molti di voi mi hanno detto: "Ci, guarda, è uscito il nuovo gioco di Magic, facci un bel video." Io ve l'ho fatto. Tra l'altro, per chi vuole, trovate i link per scaricare Magic gratuitamente qui in descrizione. Ce ne andiamo in modalità storia. Come sapete, io già ho fatto diversi video di Magic. Sapete che sono un appassionato, gioco anche a Hearthstone. Insomma, me la cavicchio, ma non tanto. Proprio sono una pippa più che altro. Quindi voglio farvi prima la modalità storia. Vi voglio far vedere un po' tutto. Io vi devo ricordare che le animazioni, cioè non le animazioni, i disegni di Magic, a mio avviso, sono fantastici, ragazzi. Le leggi stesse che reggono un mondo. Numerosi maghi hanno dimora nei piani infiniti del multiverso. Avevano chiamato al cellulare. Aspetta. Eppure, nonostante la maestria con cui esercitano la loro arte, sono vincolati ai loro piani di realtà, ciechi. Di fronte figo, alla regà. Reale immensità del multiverso. È figo. Ma in alcuni di loro si cela fin dalla nascita un potenziale enorme, la scintilla. Un dono che si rivela soltanto in circostanze di grande avversità. Quando si accende, un mago acquisisce la capacità di viaggiare. Io vi giuro, quando vedo queste cose rimango sbalordito, cioè proprio attingere alla magia di cui sono permeati per raggiungere vette di potere altrimenti impossibili da scalare. In quell'istante ha inizio il suo viaggio, il viaggio di un Planeswalker. Planeswalker. Ovviamente questi che ci stanno facendo vedere sicuramente sono tutti i mazzi che possiamo scegliere. Raga, io sono veramente contento che me l'abbiate chiesto così tanti. Ovviamente cercherò di farvene altri. Missioni, abilità, le basi. Quindi muoveremo i primi passi insieme. Apprendi le regole base di Magic per prepararti alle avventure che ti attendono e sblocca la modalità storia in cui potrai svelare le origini di potenti Planeswalker. Dovrebbe essere così. Affronta la missione abilità, che sarebbe, in poche parole, l'addestramento. Il tuo addestramento inizio. Scopri le regole base di Magic Duels. In queste divertenti missioni abilità e vinci preziose ricompense. Io sono pronto per vincere le mie ricompense preziose. Ok. E ci facciamo un bel continua. Ragazzi, i disegni sono bellissimi. Poi sembra tipo un assassino questo qua, fighissimo. Benvenuto in Magic Duels. Sì. Sei un Planeswalker, un potente mago in cerca di duelli nella miriade di mondi del multiverso. E già promette la tutto. La tua storia inizia con queste missioni abilità. Sfide pensate per addestrarti e prepararti a combattere. Se vuoi affrontare di nuovo una missione abilità, puoi farlo dal menu guida e opzioni. Ah, ok, va bene. Ogni va bene. Ogni giocatore comincia con un mazzo di carte rimescolato. E questo ce l'abbiamo, Grimorio. Il mazzo base, quindi nessun problema. Peschi una carta dal tuo grimorio, okay, e la aggiungi alla tua mano. Solo perfetto, tu puoi perfetto, vinci questo la partita se riduci i punti vita dell'avversario che da sarebbero 20 questi. A 0. Ok, questa è la base di tutti i giochi di carte. Puoi eseguire lo zoom su qualsiasi carta muovendo il cursore su di essa e facendo scorrere la rotellina del mouse verso l'alto. Dopo aver eseguito lo zoom su una carta, potrai visualizzare ulteriori dettagli sulle sue abilità nel riquadro informazioni a destra. Riduci lo zoom con la rotellina del mouse verso il basso per lavoro. Grazie. Puoi eseguire lo zoom sulle carte in grazie. Tra l'altro, ragazzi, io devo dire una cosa. Io, sapete, ve lo ripeto, ho giocato già a questo tipologia di gioco, pure a Magic, a quell'altro, e devo dire che secondo in me questo è fatto abilità, meglio. Se vede l'esperienza che hanno accumulato, per i punti vita del tuo avversario. Ok. Ogni creatura in vabbè, ve devo dire che questa, vabbè, questa le sappiamo. Abilità, sconfiggi il tuo avversario. Ok. Praticamente questa parla. Intendi attaccare e trascinala sul tuo avversario. Ok. Puoi attaccare con tutte le tue creature cliccando su Attacca con tutto. Nessun problema, dopo che sarebbe questo qua. Dopo aver scelto quali creature attaccare, clicca su Conferma Ferma attacco. Ragazzi, praticamente ogni carta ha il suo punto attacco e il suo punto difesa. Se noi mettiamo... No, che assalto attacco? Se io faccio Attacca con tutto, me le seleziona e andiamo direttamente Conferma l'attacco e gli diamo le grandi botte. Vediamo un po', che poi probabilmente quello lì è il robottino d'addestramento. Probabilmente sarà così. Bellissimi i guerrieri elfici. Ragazzi, ci hanno dei disegni assurdi. Attaccare con le tue creature è uno dei metodi più sicuri per vincere.
Nella prossima missione abilità scoprirai come difenderti dagli attacchi del tuo avversario. Ok, vabbè, l'attacco dell'avversario si sa, bisogna utilizzare le proprie carte per potersi difendere. E qua mi sembra che tipo le devi tappare, qualcosa del genere, mi ricordo le qualcosa. Le creature stappate possono bloccare le creature attaccanti dell'avversario. Una creatura bloccata non ti infligge danno. Invece, infligge danno alla creatura che l'ha bloccata. E la tua creatura infligge la danno alla creatura attaccante. È tipo se lo intercetta, una creatura viene distrutta se in un singolo turno le viene inflitto danno pari alla sua costituzione. Il secondo numero nell'angolo in basso a destra. Ok, la vita. Perfetto. Allora, qua per abbiamo delle unità. Per completare questa missione a vita, sopravvivi al turno dell'avversario. Allora, ragazzi, l'avversario ci vuole attaccare con queste due unità, giusto? Probabilmente sarà così. Ok, ci attacca con due unità. Per bloccare un attacco in arrivo, clicca su una delle tue creature e trascinala sulla creatura attaccante che intendi bloccare. Una volta selezionate tutte le creature con cui vuoi bloccare, clicca su conferma blocco. Ok. Cioè, noi abbiamo solamente questa unità. Se lui ci attacca col 6, c'ha niente. Se ci attacca col 2, no. Quindi io con questa devo bloccare questo qua. E faccio conferma blocco. Così ipoteticamente potremmo sopravvivere. Ok, abbiamo preso due danni. E lui lo blocchiamo. Bella, ragazzi. L'abbiamo bloccato, perfetto. Ok. Ha cacciato. Bloccando la creatura più pericolosa, sei sopravvissuto all'assalto. Ora è il tuo turno. Per prima cosa gioca la carta terra che hai appena pescato. Giocare più... ok. La carta terra è tipo il mana, me lo ricordo perfettamente. È tipo se fosse tutto mana questo qua. E faccio conferma attacco. E attacchiamo con questo 5 e lo massacriamo. Io non vedo ora di farmi una partita da campagna. E non vedo ora di farmi una partita multiplayer, più che altro. La partita multiplayer la vorrei proprio fa. Ricorda, solo le creature stappate possono bloccare. Ora che hai visto le creature attaccare e bloccare, scopri come evocarle sul... Ok, va bene, mo praticamente ci fanno sicuramente fare l'evocazione, che sarebbe quando tu caligi una carta per portarla su. In poche parole, in poche parole. Per lanciare una magia hai bisogno di mana, l'energia magica prodotta dalle tue terre. Ognuna produce un mana quando viene tappata, ovvero ruotata di lato. Ok. Tapparla indica che è stata utilizzata per il turno. Nell'angolo in alto a destra della carta puoi vedere il costo di mana di una magia. Ad esempio, il costo di mana del guerriero elfico è pari a 2 mana verdi. Perfetto, perfetto. Per lanciare l'elementale dei fulmini ti serve un mana rosso. L'elementale dei fulmini è una carta, E serviranno anche 3 mana di qualsiasi tipo. Per produrli puoi tappare qualsiasi terra. Ok. Dopo che hai lanciato una magia creatura, quella creatura entra nel campo di battaglia. Perfetto, quindi praticamente le noi... Le creature non possono attaccare nel in cui vengono evocate. Praticamente questa quando evocate una cosa e c'ha quel tornadino non la potete calare. Inizieremo nel turno del tuo avversario. Ok, quindi l'avversario probabilmente mi cala giù un guerriero elfico e probabilmente mi attacca... Quello non mi può attaccare, vedete, perché è tipo confuso. Quando le calate, non tutte perché alcune il hanno la rapidità. Il guerriero elfico non può bloccare in questo turno perché è tappato. Ok. La creatura che il tuo avversario ha appena evocato non può attaccare in questo turno, ma potrà bloccare nel tuo prossimo turno. Ok, perfetto, d'accordo. Quindi il mio è già tappato, quindi non posso fare niente. Faccio continua e ci tolgono ben 4. Eccolo qua, 2, 2, 4. Bellissimi, i disegni sono fantastici. Fantastici proprio. Ok. Per lanciare una magia dalla tua mano, clicca su di essa. Che sarebbe questa? Ok, quindi questa qua è l'elementare dei fulmini. La clicco, vedete, se sono piegate tutte le carte, che erano 3 più una rossa. Ma non mi dare, non mostrare più i consigli sulla rapidità, sulle cose. Ok, quindi io posso attaccare con tutto, ma tanto non ce n'è neanche bisogno, ragazzi. Cioè, proprio per fare i sbruciatori proprio. Ok, lui mi blocca un attacco, ma ha bloccato quello più dannoso. Però mi rimane l'elfo che lo stecca. Avete capito come funziona? Però mi ha distrutto anche la carta il bastardo. Tutte le tue carte tappate, terre e creature incluse, verranno stappate all'inizio del tuo prossimo turno, pronte per essere nuovamente utilizzate. Vabbè, ma quello si era capito, eh. Ok, hai guadagnato alcune monete per aver completato questa missione abilità. Sì. Dopo aver terminato la campagna di Gideon, potrai spendere le monete nel negozio per acquistare buste contenenti nuove carte per la tua collezione. Ok, va bene. Signori,
Allora, potremmo fare già la campagna di Gideon Yura. Prima di cambiare il tuo nome in Gideon Yura, eri Keaton Lora, un ragazzino di 13 anni, originario dei bassi fondi di Akros, sul piano di Teros. Possiedi un forte senso della giustizia e la tua magia... La tua magia ti rende resistente ai danni fisici. Questa combinazione ti induce a esprimerti più con le azioni che a parole. Signori, allora mi raccomando, io sono disposto a portarvi anche questa qua, non ci sono problemi. Se il video vi è piaciuto, pollice in su, commentate, condividete se non siete iscritti, iscrivetevi. Vi ricordo che per chi vuole, perché sicuramente me lo chiederete, il gioco si può trovare sia su Steam e non mi ricordo anche dove altro. Comunque vi lascio tutto in descrizione, così almeno se volete ve li scaricate. Ciao!